Buongiorno a tutti, un saluto dal dottor Contadino e bentornati sul canale. Oggi in questo video ci occuperemo di una delle operazioni più importanti in frutticoltura da effettuare qualche settimana prima della raccolta o insomma qualche mese prima della raccolta, durante l'accrescimento dei frutti. Generalmente questa operazione prima la si fa e meglio è, però farla prima comporta una serie di rischi, quindi bisogna valutare il momento adeguato. Sto parlando del diradamento. Che cos'è il diradamento? Se voi vedete una pianta qualunque da frutto, ad esempio qui abbiamo delle albicocche, ma più in là abbiamo delle pesche, poi girerò il telefono e vediamo le cose per bene. Come vedete ci sono i rami che sono molto molto carichi di prodotto. Questo perché, se vi ricordate le immagini di quando queste piante erano in fiore, ci sono tantissimi fiori. Se l'allegagione va a buon fine avremo tantissimi frutti, che non è una cosa positiva, perché come diceva il buon Funari, gnafa. Se sono troppi i frutti la pianta non ce la fa a portarli a termine con successo, e quindi molto spesso questi frutti avranno una pezzatura insufficiente per una commercializzazione adeguata, e spesso questo va a influire anche sul sapore, perché la pianta può non riuscire per vari motivi a sintetizzare, ad accumulare nel frutto una quantità sufficiente di zuccheri e di altri aromi, insomma acidi e sostanze che danno il profumo. E quindi la frutta non solo sarà piccola e brutta, ma anche con poco sapore. Quindi questa è una delle operazioni più importanti per una frutticoltura di qualità. Generalmente io mi capitano i clienti quando vengono ad acquistare al banco, e ricordo a questo proposito che potete trovare i nostri prodotti sempre, e anche noi, sempre se siete di Roma, ai mercati di Campagna Amica della Coldiretti, in particolare Fonte Acqua Egeria il sabato e la domenica, e Circo Massimo a via di Sant'Eodoro sempre sabato e domenica. Mi capita quando ho dei prodotti di alta qualità, di bella pezzatura, ad esempio delle belle pesche grandi, che mi fanno: ah, come mai sono così grandi? Che cosa gli hai dato? Perché la nostra diffidenza, utile diffidenza, io vi stimolo sempre ad essere diffidenti su tutto e a farvi delle domande. Non dobbiamo credere a tutto, perché questa è una strada che spesso ci porta poi a credere a bufale e ad altre teorie del complotto. Quindi è sempre meglio chiedersi, avere dei dubbi su tutto. Però non necessariamente per avere della frutta grande dobbiamo abusare di acqua e concimi. Ah, quello è un discorso che fa più che altro la grande distribuzione, ma chi produce frutta per il consumo diretto ha interesse innanzitutto a produrre della frutta che sia buona di sapore, perché se io spingo molto con le concimazioni azotate, a parte il fatto che potrei rischiare malattie, soprattutto in particolare attacchi da parte di afidi, perché la pianta va a creare dei germogli molto carnosi che attirano molto gli insetti fitofagi, quindi mi comporterebbe una serie di problemi in più, e quindi la necessità di utilizzare altra chimica. E però con concimazioni azotate abbondanti e con adacquature abbondanti, e cose che io qui non posso fare perché come vedete non c'è un impianto di irrigazione, quindi questi prodotti crescono con l'acqua che c'è naturalmente, si può ottenere una pezzatura maggiore, ma il prodotto è di scarsa qualità, perché la qualità non è soltanto la grandezza, ma è anche il sapore e la conservabilità. Per avere invece un prodotto di qualità in maniera naturale è assolutamente essenziale il diradamento, cioè lasciare sulla pianta una quantità di prodotto sufficiente per una crescita adeguata. Quindi qui dovremo buttare un sacco di roba. Ora giro la telecamera, mi metto questa a fare al collo in modo da poter lavorare con tutte e due le mani mentre riprendo, e vediamo di che si tratta. E allora, più o meno ci troviamo all'altezza giusta, cominciamo a vedere di che si tratta. Come vedete i frutti sono un po' troppo fitti. Ora qui si tratta di albicocche, non di frutti più grandi come le pesche. Generalmente se noi abbiamo un rametto così carico di pesche, esattamente come questo rametto di albicocche, se queste fossero pesche qui ce ne potrei lasciare due o tre, quindi dovrei toglierne tante. Essendo albicocche però, questo è un distanziamento che possiamo
giudicare sufficiente e quindi le possiamo togliere, magari, cioè le possiamo lasciare, magari andiamo a togliere però qualcuna dove vediamo che ci sono dei gruppetti troppo fitti. Ora, quali andremo a togliere? Perché ho detto di aspettare? Questo lavoro si sarebbe potuto fare, sarebbe stato meglio una settimana fa, però c'era rischio di gelo, c'era rischio, cioè ci sono stati diversi temporali e c'era rischio di grandine. Dunque ho preferito aspettare un pochino, perché se ci fosse stata una grandinata, oggi sarei andato a togliere quelle che presentavano dei danni, lasciando quelle sane. Tipo questo buchino qui, potrebbe essere stato un chicco di grandine, ma non credo, è più facile che sia stato un insetto. E quindi andare un po' a selezionare. Ovviamente poi non è che si può fare proprio una cosa certosina, ma comunque non ci sono state grandinate, quindi più o meno sono tutte sane. Andiamo semplicemente ad allentare un po' questa presenza troppo fitta. Ora, questi rametti sono abbastanza, la frutta in questi rametti è abbastanza ben distribuita, quindi non c'è molto da togliere, ma vi farò vedere che ci sono dei rami molto molto fitti. Qui vado a scegliere quelle un po' più grandi, quelle che sono già più avanti, quindi vado a togliere quelle più piccoline che stanno più indietro. Comunque, l'importante è creare lo spazio per la crescita e buttarne giù un bel po' in modo da alleggerire il lavoro per la pianta. Lo so, sembra brutto, ci dispiace di fare questo lavoro e buttare via tanta frutta, però buttatene senza pietà. Non abbiate paura, perché se non le buttate adesso, le buttate dopo, eh? Dopo che ci avete speso soldi, però, di lavorazione e lavori, cioè di lavori e altro, insomma. Quindi non abbiate paura, buttate, buttate, buttate anche nella potatura, lasciate poco, che almeno il diradamento è più facile, più veloce. Se voi buttate adesso, quelle che restano crescono, prendono sapore e voi avrete un sacco di prodotto di ottima qualità che riuscirete a vendere facilmente spuntando dei buoni prezzi. Se voi queste le lasciate tutte, otterrete un sacco di prodotto che fa schifo e quindi non lo venderete e lo dovrete buttare tutto quanto. Quindi vi conviene? No. Quindi non abbiate paura. Buttate senza pietà. Quest'anno non ce ne sono tantissime, solo queste qui precoci sono cariche. Perché se andiamo a vedere quelle più tardive, guardate, quelle più tardive non hanno bisogno di diradamento, perché c'è stata qualche gelata a metà fioritura che quindi ha distrutto la metà dei fiori, e quelli che ancora non hanno fiorito e che hanno fiorito dopo hanno allegato, vedete? Quindi queste stanno bene così. Queste invece, che hanno fiorito più tardi, quindi quando già c'era stato il gelo, sono molto più cariche, hanno bisogno di questa operazione, vedete. Normalmente però, anche questa è comunque una bruciacchiatina di gelo, un po' di fastidio l'hanno avuto, perché normalmente queste ne fanno ancora di più. In un'annata normale, come l'anno scorso, che erano veramente molto molto cariche, il diradamento io non lo facevo spicciolando, lo facevo tirando giù con le mani come rastrelli, perché c'era un mare di roba. Ogni pianta, dopo che ero passato per terra, era tutto verde. Comunque, io adesso vi sto facendo vedere così, poi ricomincio dalla prima pianta e vado con ordine, perché sennò questo è giusto a scopo didattico. Eccolo, un buchetto di grandine, quindi qualcosa c'è passata. Quindi sarà opportuno dare un'occhiata scegliendole. Se ce n'è qualcuna danneggiata, la butto. Questo sulle albicocche. Sulle pesche il diradamento è molto diverso. Andiamo a vedere. Ovviamente le pesche fanno quasi tanti fiori come le albicocche, quindi ce ne stanno un sacco sopra, ma la pesca è molto più grande, quindi ne dovrete buttare molte di più, lasciarle distanziate almeno di 10 centimetri l'una dall'altra, se no non ce la fanno a crescere. E c'è un fenomeno sul pesco che sull'albicocco non osserverete, che è il fenomeno delle pesche doppie. Cioè dei fiori che danno una pesca doppia, che è scarto, quelle vanno tutte tolte le doppie. Adesso ve le faccio vedere. Vedete, non ce n'è molta di pesca, eh? Però
Però ecco, queste tre. Tutte e tre no, la prima in punta la togliamo sicuramente perché tanto non cresce, queste ma via. Ecco qui, questa è una doppia abortita, vedete c'è il ciccetto da una parte, c'è la gemellina qui. Allora, se le pesche sono tante la togliete, se sono poche togliete il ciccetto. Questa accanto è rosicchiata, la togliamo proprio. Queste non cresceranno. Queste hanno sofferto per il gelo, sono rimaste piccoline e comunque vedete erano doppie. Eccole, queste vanno tutte tolte le doppie. Anche se queste sono comunque già abortite, queste cadranno. Vedete? Quando sono tanto più piccole delle altre, se noi le andiamo a aprire, molto probabilmente vedremo che l'osso all'interno è gelato. No, invece era buono. Molto spesso invece quando le trovate molto più piccole delle altre, trovate l'osso interno, ah scusate, non sto ancora, l'osso interno che è nero e quelle dopo un po' cadono. Allora queste non sono più piccole perché hanno sofferto il gelo, ma perché magari sono dei fiori che si sono schiusi molto dopo, quindi semplicemente per quello. Però comunque sono doppie, quindi le dobbiamo togliere tutte quante le doppie. E ecco, il pesco va diradato molto meglio. Ad esempio qui, questa in punta la tolgo, che tanto viene sempre male, questa la lascio, queste due le tolgo. Su un rametto così ce ne ho due, e vengono tutte e due belle. Su un rametto così, queste qui, tutte piccoline, le buttiamo, tanto è difficile che crescano. Mi tengo queste due alla base, basta. E questo purtroppo è un lavoro che richiede un sacco di tempo perché va fatto a mano, rametto per rametto, però è assolutamente importante. Ora, su queste pesche c'è tempo, perché questa varietà in particolare si raccoglie a settembre, quindi abbiamo almeno un mese e mezzo di tempo per fare questo lavoro. Magari cominciamo da quelle più precoci, andiamo a vedere quelle più precoci a che punto stanno. Metto pausa, vado e poi riaccendo, se no dura troppo il tragitto. Eccoci qui, queste due file. Da 25 piante, sono una cinquantina di piante in tutto. Sono tre, no, so tre file, 50 piante in tutto, perché non so 25, so di meno. Sono di Springcrest. Diciamo la prima pesca buona dell'anno. Non è la prima che ho è la Mycrest, però la Mycrest è gustosa, profumata e la raccolgo ai primi di giugno. La Springcrest arriva subito dopo, ma è molto più buona. Diciamo la prima pesca veramente saporita dell'anno. Vedete, non ce ne sono molte, potrebbero già stare così, però ci sono dei ciuffetti che vanno diradati, come questo qui. Questa è una doppia, quindi la dovrei togliere, ma c'è poca roba, quindi tolgo questa, spezzo la doppia, tolgo questa che è brutta, deformata, potrebbe avere problemi, questa la tengo, questa la tolgo, qui levo la doppia e lascio queste due. Qui tolgo, tolgo, tolgo. Tolgo la doppia. Mi direte perché queste in punta le lasciate se dici che non vengono? È perché non ce ne so altre e poi sono carine, quindi potrebbero venire. Poi comincerete a farci l'occhio, perché comunque c'è un sacco di pratica. Soltanto facendolo imparate, perché ci sono dei principi di teoria di base, ma poi fondamentalmente ci deve fare la mano. Perché non è che ogni pesca che staccate poi sta lì a fare troppi ragionamenti perché il lavoro deve camminare veloce e quindi ci farete l'occhio. Comunque, in linea di massima ricordiamoci che 1. In base alla grandezza dei frutti, quindi un conto le pesche, un conto le albicocche, un conto le prugne, un conto mele e pere, dobbiamo lasciare quello spazio minimo per l'accrescimento ottimale del frutto della dimensione che vogliamo raggiungere. Non dobbiamo lasciare troppa roba sopra che la pianta non ce la fa, quindi portatevi sempre le forbici. Se vedete che la potatura è fatta male, che ci sono rami di troppo, tagliateli prima ancora di cominciare a diradarli. E poi guardare se ci sono dei frutti danneggiati e prediligere quelli lì quando diradate. E poi non abbiate paura di buttare
perché l'antico detto paesano diceva che gli alberi ti dicono fammi povero che ti faccio ricco. Questo lo dicevano i nonni. E tutto sommato è vero. Ecco, vedete, quel ramo così, 1, 2, 3, 4, basta, non di più. Va bene, penso di avervi fatto vedere più o meno in maniera semplice il diradamento, quindi mi tolgo sto crocco dal collo e vi auguro una buona giornata. Ciao, alla prossima!